Esercizio del Libro Amaldi, vecchia edizione, pagina M149, numero 44. Leggete il testo, fate un attimo di pausa. Questo è il disegno dove si vede l'asta che sta ruotando e mentre ruota attorno al suo centro di massa, questa pallina viene spinta dalla rotazione verso l'esterno ed arriva all'estremità dell'asta. C'è da calcolare il valore della massa di questa pallina, che verrà di 1 kg. Gli altri dati sono la lunghezza dell'asta 1 metro, la massa dell'asta 3 kg, la velocità angolare iniziale 10 radianti al secondo e quella finale, quando la pallina è all'estremità dell'asta, 5 radianti al secondo. Non c'è l'attrito. Vediamo lo svolgimento. Questa è l'asta che ruota, qui l'ho fatta ruotare in senso orario. La pallina di cui dobbiamo trovare la massa è questa qui rossa che si sposta verso l'esterno spinta dalla rotazione, più precisamente è spinta dalla forza centrifuga, che però ricordiamo è una forza apparente che non possiamo disegnare in questo disegno qua, ma dobbiamo riportarla soltanto all'interno di un sistema di riferimento non inerziale, cioè il sistema rotante, cioè mettendoci a guardare dal punto di vista rotante dell'asta. Allora stiamo in un sistema rotante, quindi un sistema non inerziale, e lì compare la forza centrifuga, che appunto è una forza apparente, compare solo nei sistemi di riferimento non inerziali. Invece, nei sistemi di riferimento inerziali, come è quello esterno dove noi vediamo l'asta ruotare, lì la forza centrifuga non compare. Semplicemente la pallina viene spinta verso l'esterno perché è la tendenza a mantenere costante la sua velocità, cioè di muoversi, la tendenza a muoversi di modo rettilineo uniforme. In una parola, quello che appare come forza centrifuga all'interno del sistema rotante, nel sistema esterno che non ruota, invece è semplicemente il principio di inerzia. Per risolvere questo esercizio, bisogna applicare la conservazione del momento angolare del sistema. Infatti, sul sistema non agiscono forze esterne e perciò non ci sono momenti torcenti esterni. Quindi, applicando il teorema dell'impulso angolare, non avendo momenti torcenti esterni, abbiamo la conservazione della quantità di moto, cioè la quantità di moto totale, il momento angolare totale non cambia. È esattamente come la situazione della ballerina che stava ruotando con le braccia strette attaccate al corpo, su di lei non agiscono momenti torcenti esterni, quindi lei mantiene lo stesso momento angolare, ma quando allarga le braccia, è come la pallina che dal centro si sposta all'estremità, allora aumenta il momento di inerzia della ballerina, come anche di questo sistema con la pallina e l'asta. Aumentando il momento di inerzia, diminuirà la velocità angolare, che infatti passa da 10 a 5 radianti al secondo. Quindi applichiamo la conservazione del momento angolare, che ricordiamo è l'equivalente, l'analogo rotazionale della quantità di moto. Quindi sappiamo che il momento angolare si calcola momento di inerzia per velocità angolare. Deve essere uguale il momento angolare sia prima che dopo. Prima e dopo che la pallina, quindi quando la pallina era al centro e poi quando la pallina è arrivata all'estremità. Il momento di inerzia del sistema è la somma di quello dell'asta e quello della pallina, sia prima che dopo. Ma prima il momento di inerzia della pallina è zero, perché la pallina sta nel centro e quindi non ruota. Mentre invece alla fine, quando la pallina è all'estremità, ruota, si comporta come punto materiale che ruota su una circonferenza di raggio pari a metà dell'asta, quindi di raggio mezzo metro. E perciò il suo momento di inerzia vale mr alla seconda. E vediamo che la nostra incognita, la massa della pallina, si trova contenuta dentro il momento di inerzia della pallina quando la pallina è arrivata all'estremità. E invece il momento di inerzia dell'asta, sappiamo che per un'asta che ruota vincolata nel centro, vale un dodicesimo la massa dell'asta e la lunghezza dell'asta al quadrato. Questa è un'equazione di primo grado da cui dobbiamo trovare l'incognita m, la massa della pallina. Quindi svolgiamo i calcoli IA omega e poi svolgiamo questa moltiplicazione. Qui ricaviamo l'incognita che si trova appunto dentro IP', il momento di inerzia della pallina. Dunque isoliamo IP', portando omega' qua sotto e poi sappiamo che la velocità angolare all'inizio è doppia e alla fine è la metà, quindi 10 quinti, quindi 2, 2 meno 1
fa 1, quindi il momento di inerzia finale della pallina è uguale al momento di inerzia dell'asta. Ma il momento di inerzia finale della pallina abbiamo detto che è m alla seconda con m incognita. E sappiamo che il raggio di rotazione di questa pallina è metà dell'asta L mezzi. Perciò otteniamo a sinistra questa quantità, L quadrato si semplifica con il termine a destra, e alla fine otteniamo che la massa della pallina deve essere un terzo della massa dell'asta, che era 3 kg, quindi la massa della pallina è 1 kg.